nel 2004, nel 2012, nel 2015 e l'anno scorso e pure quest'anno. Noi abbiamo sempre mantenuto quello che abbiamo detto, perché abbiamo mantenuto quello che abbiamo detto 3 anni fa, 2 anni fa, 1 anno fa, eccetera. Oppure, se non ha argomenti così forti, la butterebbe in caciara oppure farebbe altri tipi di manovre, però userebbe, ritorcerebbe verso chi ha usato questo diciamo artificio logico, lo ritorcerebbe verso chi l'ha fatto, okay? Quindi lo sfrutterebbe di più. Ecco, questo in logica si chiama domanda complessa. Perché si chiama complessa? Le parole hanno un peso. Non perché sia complicata, oppure sia impossibile rispondere, eccetera. Complessa perché è fatta di due pezzi. Complessa, c'ha due pezzi. I numeri complessi, quando li faremo, hanno parte reale e parte immaginaria. Chiaro? Scusate, chiaro? Ok. Quindi, abbiamo un esempio di logica, la domanda complessa, e sappiamo che certe volte le domande hanno una premessa. Allora, in realtà tutte le domande hanno una premessa. Tutte le domande sono. Per esempio, se io chiedo che ora è, qual è la premessa? Che ora è qui. Per esempio, ma non solo. Una premessa comunemente accettata è che io stia chiedendo questa informazione per ottenerla. Oddio, io posso anche svegliarmi un attimo in camera mia di soprassalto e dico, oddio, che ora è? Così, e non c'è nessuno. Però normalmente se dico che ora è, qui entriamo nell'ambito delle probabilità, però normalmente se dico che ora è, 99 volte su 100 lo sto chiedendo a qualcun altro. Uno potrebbe dire, sì, però potrebbe non essere una persona. Potrei chiederlo all'assistente vocale del telefonino del computer. Anche questo, oggi, 30 anni fa, sicuramente non era possibile, adesso è possibile. Chiaro? Poi che l'assistente sia l'assistente di un programma piuttosto di un altro programma, non è. Qual è però la premessa che bisogna verificare? Certe volte per strada tu chiedi che ora è e quello ti risponde sorry, I don't speak Italian. Quindi qual è la premessa? Allora voi che gli chiedete? What time is it? Sì. Se rispondeva e sviniti gli anni cavalli per italiano. Va bene? Quindi la premessa qual era? Che gli sto parlando in italiano. Se gli sto parlando in italiano, io presuppongo che l'interlocutore capisca l'italiano. Ora l'interlocutore può essere un programma, può essere una persona. Ma il presupposto. Allora, voi sapete che c'è una legge che dice che assicura la libera, diciamo, parità di diritti tra le persone della Unione Europea. Quindi, per esempio, io devo avere gli stessi diritti di andare a lavorare in Francia di un francese. E fino a un certo punto. Tu devi avere gli stessi diritti, ma se vuoi insegnare all'università
in Italia devi parlare italiano. Non è detto che questa richiesta sia per forza, dipende anche dall'università. Per esempio ci può essere un'università svizzera nel cantone tedesco che ammette che i corsi vengano fatti in inglese, però ti assicuro che se non sai una lingua che sia prevista, diciamo, per gli studenti lì, non ti assumono, ti devono fare un esame di lingua, c'è poco da fare. Ok? Per esempio, noi abbiamo il corso di laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni che è erogato in lingua inglese, quindi là, diciamo, sì, i corsi vengono fatti in inglese e gli studenti non sono tenuti a sapere l'italiano. Va bene? Però, quando io faccio la domanda che ora è, anche quella è una domanda complessa. È difficile, insomma, che io chieda alla lavatrice che ora è. Chiaro? Ok. Allora, andiamo a vedere un po', cerchiamo di sistemare un po' questi fatti. Perché dobbiamo cercare di sistemare questi fatti? Allora, principio basilare. Voi siete arrivati a questa lezione, già avete fatto un piccolo cammino. Questo cammino sono, parte il cammino che avete fatto alle scuole superiori, preceduto dalle scuole medie inferiori, preceduto dalle scuole elementari e dalle scuole. Però anche qui avete fatto un test o due test, dopodiché se non avete superato il primo test avete fatto i precorsi. Oppure magari l'avete fatto lo stesso, anche se l'avete superato il test. Ok? Non c'è, non avete un bagaglio uniforme, quindi non tutti avete le stesse conoscenze. C'è chi magari ha delle conoscenze di un tipo, chi ha delle conoscenze di un altro tipo. Non voglio usare il termine migliori o peggiori, perché queste cose sono sempre confrontabili con difficoltà. Io non posso, oddio, ultimamente la presenza di questo aggeggio qui nelle vostre vite sta peggiorando sensibilmente la qualità degli studenti in entrata. Questo è un dato di fatto, però non posso dirlo in assoluto. Magari voi siete, rispondete peggio di 3 anni fa o 5 anni fa o di 7 anni fa alla lezione frontale, ma magari con telefonino oppure con in certe situazioni ve la cavate meglio di me o delle persone che non sono nativi digitali. Quindi non c'è che si perde solo o si guadagna solo, però ci sono situazioni in cui si perde molto e altre situazioni in cui si guadagna molto. Quello che però mi interessa è stabilire un principio. Questo principio vale soprattutto per le materie di base. Il principio è: se ho dei buchi, se non ho un'adeguata preparazione, per esempio non ho fatto trigonometria alle superiori, oppure i logaritmi non li sono mai riusciti a digerire e cose di questo genere, qual è la risposta? Una risposta può essere, che è la risposta tipica dello studente, vabbè, cerchiamo di arrangiare le cose, questa cosa non la saprò mai benissimo, però stringiamo i denti e andiamo. Ecco, questa non è una risposta. La risposta corretta dal mio punto di vista è: dal punto di vista del professore io rifarò tutto, quindi rifarò anche i logaritmi, rifarò anche, non è che ci posso dedicare tutte le lezioni che avete fatto alle superiori o tutti gli esercizi che avete fatto alle superiori, ma
le definizioni e le proprietà fondamentali verranno riepilogate. Nell'ambito delle esercitazioni verranno riepilogate. Magari sarà la terza volta, la quarta volta, uno si scoccerà. A parte il fatto che con degli opportuni esercizi uno non si scoccia. Poi, come diceva il mio professore di greco, ripetita iuva, per le cose di latino, scusate, era latino e greco. E poi voglio farvi capire un principio fondamentale. Quando c'è una situazione di incertezza, non so bene come muovermi, la soluzione non è andare più veloce, è rallentare. Rallentare e cercare di capire. Ah, non sono in grado di capire tutto, non fa niente. Cominciamo a capire le cose fondamentali. Se voi non date, questo attiene al metodo di studio, se voi non date struttura alle cose, non le ricorderete mai. Le cose si tengono insieme perché hanno una struttura, perché vengono ricordate, vengono, diciamo, costruite in maniera strutturata. Diciamo, se io prendo una pila di mattoni buttata lì alla rinfusa, è una pila di mattoni. Se ci faccio una casa, ha una struttura. Chiaro? Ok. Allora, qual è la struttura che dobbiamo dare? Allora, la matematica è un sistema formale. Un sistema formale ha degli assiomi, dei concetti primitivi, delle definizioni, degli enunciati e dei teoremi. Non pretendo di dare una descrizione completa di questa cosa, però voglio fissare alcuni paletti. Quando parliamo di sistema formale, cosa, di che stiamo parlando? Stiamo parlando di un sistema che ha delle regole, si opera in base a delle regole e che non deve essere contraddittorio. Non è ammessa alcuna contraddizione. La vita reale non è così. Dici, ma stai ascoltando quel gruppo, hai sempre detto che non ti piace, e oggi mi parli di ascoltare. Posso dire una cosa, domani ne posso cambiare opinione, anzi è opportuno che io cambi opinione, certo. Non è necessaria una coerenza temporale, certamente tutti rimaniamo spiazzati se uno mi dice una cosa e fa esattamente il contrario, però ci possono essere dei motivi anche per questo. L'essere umano non è vincolato ad avere una coerenza né formale né sostanziale, tranne che dalle conseguenze. Se io mi comporto incoerentemente con il mio migliore amico, probabilmente lo perderò, ma questo è un fatto che io posso essere disposto ad accettare, cioè che posso avere delle altre motivazioni. Nel sistema formale la contraddizione non è ammessa.
Allora, chi è un sistema formale? Non solo la matematica. Per esempio, il sistema delle leggi di un paese ambisce a essere un sistema formale. Ambisce. Magari non lo è, perché ogni tanto vengono fuori delle contraddizioni tra le leggi. Ma diciamo che ci tende anche nelle leggi, nel momento in cui si individua una contraddizione, questa contraddizione va eliminata. Ci deve essere un confronto, una certa, si ricorre a una corte superiore. A volte, per esempio, non bastano neanche le corti nazionali, si può andare a una corte internazionale, sempre che lo Stato riconosca quella corte. E poi, oppure, per esempio, un altro esempio di come si ricerca la coerenza nell'ambito delle leggi italiane è la Corte Costituzionale. A che serve la Corte Costituzionale? Ci sono i principi fondanti della nostra Repubblica, sono incardinati nella Costituzione, negli articoli della Costituzione. Questi hanno un rango superiore alle altre leggi. Quando viene promulgata una legge, c'è qualcuno che deve controllare l'aderenza ai principi costituzionali. Chi lo fa? In prima battuta lo fa il capo dello Stato. Se il capo dello Stato non è sicuro che la legge sia costituzionale, chiede un approfondimento. Dopodiché la Corte Costituzionale dà il suo parere, e se la legge non è costituzionale non si può promulgare. Si può eventualmente cercare di modificare la Costituzione, però per modificare la Costituzione non basta una maggioranza di un Parlamento ordinario, ma ci vuole una maggioranza qualificata, un referendum, e solo per certi articoli. Quindi ci sono delle regole ben precise. Allora, cominciamo a vedere chi sono gli assiomi o postulati. Allora, gli assiomi sono le regole basilari del nostro sistema formale, quelle che non possono essere discusse in nessun caso, che prendiamo per uno. Sono aperti. Uno dei... voglio spiegarla meglio questa cosa, perché uno degli assiomi più famosi è il cosiddetto quinto postulato di Euclide. Ve lo ricordate? Che diceva il quinto postulato di Euclide? Il quinto postulato di Euclide dice che per un punto esterno a una retta esiste una e una sola retta passante per questo punto e parallela alla retta, cioè che non intersecano la retta. Ora, questo assioma è vero, ma soltanto nell'ambito della geometria euclidea. Ok? Cioè, ma mo mi hai detto che gli assiomi non si mettono in discussione, adesso mi dici che si possono mettere in discussione. La vittoria nel calcio quanti punti vale? La partita di calcio? 3 punti. Domani se si alza una squadra e dice no, tu hai vinto, devi avere solo 2 punti. Gli altri che dicono? Lo prendono per pazzo. Che la vittoria nel calcio vale 3 punti, il pareggio vale 1 punto e la sconfitta vale 0 punti. Ma 30 anni fa non era così. 30 anni fa la vittoria valeva 2 punti, il pareggio 1 punto e la sconfitta 0 punti. È chiaro? Cioè,
assioma la vittoria vale 3 punti, è il calcio del 2018. Se la vittoria valeva 2 punti, diceva, allora questa non è una partita di mo, è una partita di 30 anni fa, di prima della riforma. È un'altra cosa, è un altro calcio, non è lo stesso sistema formale. Anche il calcio è un sistema formale, come qualunque sport, ambisce ad essere un sistema formale. Ha dei principi, ha delle regole, le regole sono conseguenti, vanno applicate. Poi però, cosa c'è in campo? Chi è che fa applicare le regole? Chi le fa applicare? L'arbitro, la, diciamo, terna arbitrale, che poi sono tutti e tre. Chiaro? Tende a cercare di essere non contraddittorio, perché nel momento in cui ha messo una regola complicata sul fuorigioco, per verificare questa regola l'occhio umano una volta non ce la fa, allora ha messo il VAR, oppure per vedere altre situazioni che sono sfuggite all'arbitro. Le polemiche non finiranno mai, poi vedremo anche perché. Però probabilmente nessuno vorrebbe tornare indietro a quando non c'era il VAR, o poco, la maggioranza dovrebbe rimanere. Nella realtà, siccome siamo soggetti a valutazioni di tipo probabilistico, io posso aver indovinato, posso aver sbagliato, allora è chiaro che io devo ammettere un certo grado di errore. Ma in matematica, dove io le cose le scrivo e devono rimanere per sempre, è possibile ammettere un errore? No. Se c'è un può succedere che un teorema sia errato? Beh, può succedere che una certa dimostrazione sia sbagliata. È capitato nel, non mi ricordo esattamente l'anno, comunque c'era matematico molto famoso, uno dei più famosi al mondo, si chiama Andrew Wiles, che è stato il primo matematico a dimostrare il terzo teorema di Fermat, un teorema famosissimo della matematica. La prima dimostrazione che diede sfruttava un lemma, cioè una dimostrazione preliminare, di un altro matematico. Quando sono andati a controllare, hanno visto che questo lemma non era corretto, era falso. Questo rendeva falso la sua dimostrazione? No, però diciamo la dimostrazione non era valida, l'enunciato però era vero, però lui ci ha messo 2 anni di tempo per correggere questa cosa e ha perso un premio. Però poi è diventato famoso lo stesso, perché questo era un enunciato che come congettura, un enunciato è una congettura fino a che non viene dimostrato. Allora, se io dico una cosa, un'affermazione, questa affermazione può essere vera, può essere falsa. Se io la dico e non la so dimostrare, ma nessuno sa anche dimostrare che è falsa, è una congettura. Nel momento in cui diventa vera, cioè perché io ho dimostrato con dei passaggi logici che è vera, diventa un teorema. Se qualcuno mi dimostra che è falsa, diventa semplicemente un'affermazione falsa, non c'è stato. Okay? Però non ci dimentichiamo che bisogna partire dagli assiomi. Gli assiomi sono le regole di partenza, cioè quelle sulle quali noi siamo d'accordo per costruire questo sistema formale. Quindi come tali non vanno contestate, perché siamo d'accordo. Ovviamente noi non è che possiamo essere d'accordo su tutto, perché se le regole di partenza sono contraddittorie, nessuno sarà d'accordo, o pochi saranno d'accordo. È chiaro? A volte le regole di partenza possono cambiare. Allora, qual è la caratteristica della matematica? Che le regole di partenza sono poche e chiare. Nel nostro caso le vedremo.
quando partiremo dai numeri naturali. I numeri naturali hanno degli assiomi, si chiamano assiomi di Peano, che noi elencheremo uno per uno. Perché? Perché ci serve. Non è che lo facciamo per spoglio. Servirà. Quando andremo a fare il principio di induzione, che è uno degli assiomi di Peano, questo ci serve per fare le dimostrazioni e per fare gli esercizi. E sarà una regola dei numeri naturali che voi avete sempre saputo ma non avete mai scritto. Perché? Perché è complicato. Prima di Peano, cioè attorno a cavallo tra fine 800 e inizio 900, non l'aveva scritta nessuno. Non l'avevano capita bene. La usavano ma non l'avevano capita. Peano, Giuseppe Peano, matematico di Torino, è stato il primo. Infatti sono rimasti gli assiomi numeri naturali, si chiamano assiomi di Peano. Nonostante ci siano poche regole chiare dalle quali partiamo, non tutto può essere, per esempio, anche definito. Per esempio, durante il corso vedremo la definizione di funzione continua, oppure vedremo la definizione di funzione integrale, ma prima ancora di questo dobbiamo definire cos'è una funzione, e prima ancora di questo dobbiamo, insomma, in questo procedimento a ritroso si arriva comunque sempre a un punto in cui ci sono dei concetti che non possono essere ulteriormente definiti. Se no, prendete il calcio. Cos'è il pallone? È una sfera fatta da un materiale, due materiali ammessi, deve pesare da 8 grammi e 8 grammi e deve avere una certa tipo di... Beh, prima di tutto, il pallone può cambiare. I palloni come erano fatti 50 anni fa erano di cuoio, non sono mai state delle vere sfere, adesso più o meno ci assomigliano un po' di più, ma non sono delle sfere, perché comunque devi, quando tu dici che è una sfera, è un'idealizzazione, perché comunque ci devi mettere l'aria dentro e comunque ci deve avere il cosetto dove ci sta che la chiude, e là non è perfetta la sfera. Prima era addirittura di cuoio cucito, non è una sfera manco per niente. Perché il pallone ha quella classica, tipicamente siamo abituati a vederlo con, diciamo, una, vabbè, non la riesco a disegnare bene a mano, comunque lo vediamo con una giusta posizione di esagoni e pentagoni, perché quella era, diciamo, posso fare un poliedro che ha come faccia esagoni e pentagoni che approssima molto bene la superficie sfera, ma non è una sfera. Poi quando lo gonfi, quelle delle facce si curvano pure un po' e quindi sembra una sfera perfetta, ma non lo è. Ma al di là dell'aderenza dell'oggetto reale alla definizione, comunque quando io vado con la definizione, una sfera, che è una sfera? È il luogo dei punti dello spazio che ha una distanza minore o uguale di una certa distanza prefissata da un punto detto centro. La superficie sferica è quelli che hanno la distanza esattamente uguale a quella quantità. E che cos'è un punto? Ah, quando arrivo al punto mi devo fermare. Il punto in geometria è un concetto primitivo, altrimenti questo gioco a ritroso non finisce più. Quindi vedete che dal calcio siamo arrivati a un concetto primitivo della geometria. Quindi i concetti primitivi sono quelli che noi prendiamo. Allora, come interagiscono i concetti primitivi? Tramite gli assiomi. Se quello si chiama quinto postulato di Euclide, perché ce ne stavano altri prima, quali sono gli altri? Per due punti non allineati passa una e una sola retta, per tre punti per due punti non coincidenti passa una e una sola retta, per tre punti non allineati passa uno e un solo piano. Questo ci dice come interagiscono punti, rette e piani, e così via. È chiaro? Noi non andiamo a fare i fondamenti della matematica, noi siamo in ingegneria, quindi una parte di questo schema lo andremo a sorvolare.
però dobbiamo sapere che esiste. Cioè, quando tu costruisci una casa, devi sapere che sotto ci sono le fondazioni. Se le fondazioni non sono buone, ci costruisci in quel posto? Se sei scemo, sì. Ma se no, no. È chiaro? Le fondazioni qua sono assiom e concetti primitivi. Un altro esempio di cambiamento di assiom. La pallavolo. Qual era, come si calcolava il punteggio nella pallavolo? Fino a una quindicina anni fa. Quando tu battevi e la squadra avversaria faceva punto, il punto veniva segnato? No, era cambio palla. E i set arrivavano a 15. Adesso, risultato, c'erano partite a volte, cambio palla, non si arriva mai. Le televisioni dovevano dare la linea al TG, stavamo all'Olimpiadi, stavamo alla 3 ore e le succedevano una certa. A un certo punto la Federazione Internazionale della Pallavolo ha deciso di cambiare questa regola. Ogni punto è punto, non c'è il cambio palla, ma i set arrivano a 25. È rimasta però la regola che per vincere bisogna avere un vantaggio di 2. Quindi, in quel caso è stato cambiato l'assioma. È la pallavolo di prima? No, è cambiata, non è la pallavolo di prima, è un altro sistema. Quindi queste regole si possono cambiare, cambia il sistema. Per esempio, in geometria, se io cambio la regola del quinto postulato di Euclide, otterrò una geometria non euclidea. Però devo cambiare sempre in modo coerente. Controlliamo l'orario. Ok, ci abbiamo ancora 10 minuti. Definizioni. Definizioni. Con le definizioni io devo andare a definire, per esempio, che cos'è lo spread? Cos'è lo spread? Voi sentite tutti i giorni parlare di spread. Che cos'è lo spread? Allora, lo spread è la differenza di rendimento tra il titolo decennale di Stato tedesco, che attualmente avrà un rendimento dello meno di un punto percentuale, sarà, non lo so, non l'ho visto stamattina, non lo controllo abitualmente, è quello italiano. Lo spread attualmente si aggira attorno ai 300 punti base. Che significa? Significa che se lo spread oggi fosse esattamente di 300 punti base e che se il titolo tedesco rende lo 0,2% come rendimento composto all'anno per 10 anni, cioè tu presti al governo tedesco 1000 euro, tra 10 anni ne incassi 2 per 1000, ne incassi poco più di 1020, insomma componendo ci sta qualcosa in più di 1020, cioè, perché devi moltiplicare per 1,002 per 10 volte. Se invece se lo spread è di 300 punti base, lo Stato italiano per emettere un titolo decennale deve pagare agli investitori 3,2 punti percentuali all'anno. 300 punti base, ogni 100 punti base fanno un punto percentuale di interesse. Questa è un'altra definizione. Se non capite questo lessico, quando sentite queste cose in TV non ci capite niente. Quindi che significa? Significa che quando lo Stato italiano emette un titolo di debito per 1000 euro, dopo 10 anni dovrà rimborsare ben più di 1320 euro. Perché là, diciamo, quando andiamo a comporre
prodotto si fa 1.400, insomma, si fa il punto quello che è. Perché devo moltiplicare per 1,032 per 10 volte. Ok? Interesse 3,2%, quindi devo moltiplicare la somma iniziale per 1,032. Lo devo fare per 10 volte. Lo spread si misura sui titoli decennali, non sui titoli biennali, o quinquennali, o di un anno. È una definizione. Perché serve? Perché se non siamo d'accordo, non ci capiamo. Allora, quando si parla di spread è una misura indicativa generica della differente affidabilità, tra virgolette, degli stati nel rimborsare il debito. Cioè, perché gli investitori vanno trovando di più dagli italiani che dai tedeschi? Perché si fidano di meno. Lasciamo stare se questa cosa sia giustificata o no. Sta di fatto che è così. Ok? Il che va bene per l'investitore, italiano o estero, e va male per lo Stato. Se lo Stato vuole prendere 1.000 euro di diciamo a credito da parte, che quindi vende un debito verso gli investitori, deve rimborsarne dopo un anno 1.030, più o meno, vi ho detto, qualora il rendimento tedesco sia 0,2% e lo spread sia 300 milioni, che più o meno dovrebbe essere aderente alla realtà. Quindi le definizioni, questo ha un'importanza pratica. Se non sapete le definizioni, non c'è nessuna possibilità che passiate l'esame. Non la definizione dello spread, ovviamente. Quella potete anche non saperla, ma le definizioni che verranno durante il corso. Perché se non sappiamo le definizioni, non sappiamo di che stiamo parlando. È chiaro? Quindi è inutile. Allora, molto spesso mi capita più spesso di quello che possiate pensare. Il ragazzo non sa la definizione, enuncia il teorema in maniera errata, cioè senza formulare correttamente l'enunciato, e quando gli faccio le osservazioni su che cosa ha sbagliato, dice: però lo so dimostrare. Allora, secondo voi è possibile? Cioè, è possibile o è contraddittorio promuovere uno studente in queste condizioni? Secondo me è contraddittorio, perché se non sai di che stiamo parlando, non sai che cosa stiamo dicendo, cioè gli enunciati sono, partendo da quegli assiomi, avendo fatto quelle definizioni, noi enunciamo una certa affermazione. Quindi gli enunciati, cosa stiamo dicendo? Teorema, quello che diciamo noi lo dimostriamo. Cioè, dimostrare significa mettere in piedi una catena di ragionamenti che conducano dalle ipotesi alla tesi. Quando vedremo un teorema sarà strutturato in questo modo: avrà delle ipotesi. Ipotesi, se questo, se quest'altro, se quest'altro, allora tesi. Beh, le definizioni, come si riconosce una definizione? Si dice che una successione converge a L quando, se e solo se. Si dice che, si riconosce da questo. Se voi mi fate una definizione e non c'è, si dice che, non è una definizione. Tante cose possono essere definite in maniera che non funziona. Per esempio, se io parlo di depressione, che cos'è la depressione? Psicologicamente è un bel problema, se la depressione, definirla in maniera esatta. Possono esserci diversi tipi di malessere per cui una persona, devo dare dei sintomi. E non è una definizione perfetta, perché magari per un certo individuo funziona bene, per un altro non funziona bene. In matematica no,
in matematica ci sono assiomi, oggetti definiti, definizioni, è tutto là, è controllabile, coerente e non contraddittorio. Persino la fisica è meno controllabile della matematica, però tante volte ci ha indotto a cambiare gli assiomi. Non è un limite, anzi, magari è una risorsa della fisica. Il principio di relatività galileiana arrivano alle velocità vicine a quelle della luce e si scopre che questo principio va corretto e abbiamo la teoria della relatività. Il principio della relatività galileiana è un assioma della fisica classica. Quando questo assioma cambia, perché va benissimo se le velocità non... cioè quando voi mandate un razzo sulla Luna o su Marte o su dove vi pare, non usate nessun principio di relatività, usate ancora i principi della relatività galileiana, non usate quelli della relatività di Stelle, eccetera. Però se usate un pannello fotovoltaico state usando un qualcosa che funziona non con i principi della fisica classica, perché l'effetto fotoelettrico per cui Einstein ha preso il Nobel è un effetto quantistico, quindi anche là è complicato. Solo in matematica c'è un ordine che è sempre controllabile. Anche però in matematica, se decidiamo di cambiare assioma, stiamo facendo un altro teorema. Possiamo fare geometria euclidea, geometria euclidea o altre cose. Va bene? Adesso pausa 10 minuti.